Allora, ripassiamo velocemente le soluzioni e le verifiche, va bene? Allora, partiamo il primo. In una piscina a 50 metri, Luigi, anzi, salviamolo. Strumento. Nuovo. In una piscina a 50 metri, Luigi percorre la vasca in fase di andata in 28 secondi, nella fase di ritorno in 25 secondi. Calcola, ora qui c'era un errore, né Sara, ma è Luigi. Calca la velocità di Luigi nella volta d'andata e quella di ritorno, va bene? Ok? Determina la velocità media sempre di Luigi. Allora, per calcolare la velocità media penso che non c'era problemi. Scusate, la velocità andata e ritorno non c'era problemi. Spazio fratto tempo e quindi è banale, va bene? Quindi spazio è questo, più o meno l'avete fatto bene tutti. Ok? V1, d'andata. Andata, scusate, fatto 28, ritorno. Va bene? Qui avete fatto bene tutti. Per calcolare la velocità media è lo spazio totale fratto il tempo totale. Quindi lo spazio totale è 100, il tempo totale è 25 più 28. Ok? Ci siamo? E qui non c'è problemi. Avanti. Questa è la fila. Là, si parte là. Una mattina Luigi viaggia verso la scuola a una velocità di 2 metri al secondo, che dista 2 km dalla scuola. Contemporaneamente lo ne esce per andare in ufficio. A che distanza si trova l'ufficio? L'abbiamo detto, è un errore. Se Anna va ad una velocità a tre quarti della Luigi, arriva in ufficio 1 minuto prima di Luigi. Va bene? Quindi qui qual è il problema? Qui abbiamo Luigi che viaggia a una velocità, chiamiamola V di Luigi, che è uguale tre quarti uguale velocità di Anna. Va bene? Questa è un'equazione. Ritorna? Poi sapete che viaggia verso la scuola a velocità di 2 metri al secondo e dista 2 km dalla scuola. Quindi abbiamo 2 km, 2000 metri. E viaggia a 2 metri al secondo. Quindi applico l'equazione, lo spazio, questa va bene, S0 più V con 0 t, l'accelerazione non c'è. Quindi 2000 uguale S0 non c'è perché metto l'origine qui, più V0 t, V0 ce l'ho, 2 per t. E questo è il tempo che ci mette Luigi per andare. A che distanza? Allora, contemporanea Mogliana esce per andare in ufficio, quindi con lo stesso tempo esce per andare in ufficio. Devo riavare questa distanza. S ufficio, va bene? Questa è l'S scuola. Bene, io so che Anna viaggia a una velocità che è tre quarti la velocità di Luigi. Chiaro? Quindi la posso calcolare. Tre quarti di 2. Fa 3 mezzi che è 1,5 metri al secondo. A questo punto, arriva in ufficio 1 minuto prima, vorrebbe dire impiega un tempo 60 secondi meno. Quindi, fo S di Anna, la distanza della scuola di Anna, S ufficio, scusate, è uguale a S0 e 0 perché parte allo stesso punto. Il tempo come sarà? Il tempo è il tempo di Luigi meno 60. Per la velocità di Anna che è 1,5. Chiaro? Quindi ho due equazioni dove l'incognita è il tempo e la distanza dell'ufficio. Chiaro? Riavo il tempo da questo, che fa 1000, lo metto qui, 1000 meno 60 per 1,5, ricavo 1 la distanza dell'ufficio. Chiaro? Tutto chiaro? C'è la registrazione, e nemmeno un video, nemmeno una registrazione vi resta utile. Non ci ripensate. Penso che li guardi spesso allora. Il fatto che tu ci ripensavi. Io vi do tutti gli strumenti, io più di ossia a me mi riesce a far via per questa materia. Ma c'è il tempo.
infatti, d'accordo. Vediamo il terzo. Il terzo è sulla caduta di un grave. Renzo e Piero scherzano. Renzo lancia una moneta verso l'alto a una velocità di 8 metri secondi da un'altezza 3 metri rispetto al suolo. Allora, quando fate soprattutto questi, è importante definire il suolo. Lui la tira da 3 metri dal suolo, quindi la tira da qui, la moneta, va bene? Il sistema di riferimento ve lo fa blu. Il sistema di riferimento lo posso mettere o nel suolo o nel soffitto, io lo metto nel pavimento e lo metto rivolto verso l'alto. È importante la freccia perché mi fa mettere il segno all'accelerazione e alla velocità. Chiaro? Poi tira da 3 metri con una velocità 8 metri al secondo, quindi la tira da qui 8 metri al secondo e questo rappresenta V0. Se io ho messo il coso qui, questo rappresenta S0. Va bene? Seguilo così. Vabbè. Poi hai il soffitto che è 8 metri e questo è l'S finale. Mi torna? Ok, allora. Se il soffitto della scuola è alto 8 metri, la moneta raggiunge il soffitto. Per rispondere a questo, gli 8 metri non vi servono. Dovete impostare la velocità, che è uguale a V0 più A per T, e trovare il momento in cui la velocità si annulla, che è la velocità in cui la moneta termina la propria corsa verso l'alto. Chiaro? Era questo l'indizio. Quindi termina la corsa verso l'alto, V vale 0. Finale. Quando vale 0, quanto tempo è trascorso? V0 è 8, A è meno 9,81 per il tempo. Qui si chiama il cosiddetto tempo di volo, tempo in cui la moneta vola verso l'alto. In base a questo, io ricavo il tempo. In base al tempo di volo, ricavo poi lo spazio che ha percorso. Il tempo di volo, ritorna? Questo era il succo. E lo spazio percorso nel tempo di volo lo confronto se è maggiore o minore di 8. Se è maggiore di 8, tocca il soffitto con una certa velocità. Se è minore di 8 non arriva nel soffitto. Chiaro? Quindi 8 diviso 9,81 fa 0,815 secondi. A questo punto imposto la seconda equazione, S uguale S0 più V0T più un Ma mezzo. V0 cosa sarebbe? Aspetta. S è incognito. S0 è 3, va bene? Perché lo tira da 3. 3. V0 è la velocità con cui lo lancio verso l'alto, positiva perché lo tiro verso l'alto. Per il tempo è tempo di volo. Meno un mezzo, 9,81, perché l'accelerazione è negativa. Per il tempo di volo, 0,815 alla seconda. Lo metto nell'alcolatrice e viene 3 più 0,815 per 8 meno 0,5 per 9,8 per 0,815 alla seconda. E viene 6,26 metri. Minore di 8, non raggiunge il soffitto. Chiaro? Bene. Quindi la prima risposta è no. Se lo raggiunge un quadro già lo colpisce, ovviamente non lo raggiunge, quindi non lo colpisce. Va bene? Superato di aver colpito il soffitto, quindi questo è un altro esercizio. Superato invece lo colpisca e che torni dopo averci battuto, ci rimbalza e scende con una velocità di 2 metri al secondo. Dopo quanto tempo colpisci il suolo e che velocità? A questo punto diventa un altro esercizio, dove il sistema di riferimento è sempre qui, è sempre verso l'alto. Questo è V0. Ma il V0 è negativo perché è verso il basso rispetto al sistema di riferimento. Quindi è come il G, l'accelerazione è 9,81 con in meno perché è verso il basso. Ritorna? Quindi rimposto lo stesso discorso. V uguale meno 2 più meno 9,8 T. E questo mi darà la velocità quando fa il tempo con cui colpisce il pavimento. Poi c'ho lo spazio. Lo spazio finale quant'è? Quando tocca il pavimento, ha percorso 8 metri. Chiaro? Quindi però che cosa fa? Siccome il sistema di riferimento è qui, l'S finale vale 0. Perché l'S è lo spazio rispetto al sistema di riferimento.
è una coordinata, non è una distanza percorsa, chiaro? Quindi è 0 è uguale a 8, perché parte da qui, parte 8 metri più avanti, positivo, meno 2, che è il V0, per il tempo, meno un mezzo, 9,81, meno perché è meno il 9,8, per il tempo alla seconda. Da qui ricavo il tempo di volo, che mi verrà un termine positivo e un termine negativo. Prendo il positivo, lo vado a risolvere e sarà. Posso cambiare segno a tutto, chiaro? E mi viene 0,5 per 9,8 fa 4,9. T alla seconda più 2t più 8 uguale a 0. Ricavo il t, equazione di secondo grado, meno b, meno 2. Più o meno la radice di 4, qui c'è un meno, più 4 per 8 per 4,9 alla seconda, fratto 2a, 2 per 4,9. Mi viene due valori, prendo chiaramente il più perché meno e meno fa meno e non accettabile, chiaro? Prendo il meno e più e lo metto in calcolatrice. Qui vi conviene avere una calcolatrice che vi fa tutto subito per evitare errori. L'ho detto già 20 volte, ma a buon intenditor poi parole. Viene 1,14 secondi. A questo punto lo sostituisco dopo quanto ho il pitch qui e mi trovo il tempo, la velocità meno 2 meno 9,8 per 1,14 e fa meno 2 meno 9,8 per 1,14 e viene meno 13,2 circa. Ovviamente negativa perché quando ho il pitch va verso il basso e ha componente negativa rispetto a questo. Va bene? Torna. Se mettevi il sistema di riferimento verso il basso, le velocità e l'accelerazione erano positive. Ovviamente l'8 e il 3 erano meno 8 e meno 3. Meno 3 e meno 8. Perché erano coordinate negative. Chiaro? Che siamo? Quindi, soprattutto in questi esercizi, il sistema di riferimento è fondamentale. Se non lo vedo, non sono in grado di studiare, me l'avete fatto. Chiaro? Va tutto bene? Va avanti. Tutto bene o no? Sì? Perché nel compito, il prossimo, c'è una duta di un grave, quindi c'è gli stessi esercizi più o meno, diversi ovviamente nell'espressione. Il 4. Ma se ne faccia 6. Ne fa 6. Non è che ne fa 10. No. 0 fa 5 valuto 2. Eh? 0 fa 5 esercizi e valuto 2. Ah, buono. Vai. Due esercizi a 5 Se ne do 5 e uno ti riesce, sarebbe finito. O due ti riescano, capisci? non riesci più. Se quella te lo fa male? Perché c'è anche meno tempo per farlo. Sei tutto il tempo per fare, c'è già quasi 20 minuti in uno. C'è dell'esercizio da fare un'equazione che tu c'è il quaderno sotto, tu te lo puoi sfogliare. Più di così non so che darvi. Quaderno, gli esercizi avevi fatto. No. Che vi devo dare di più? Fammi capire. Avevi il quaderno sotto o mi sbaglio? Vedo se magari c'è tre esercizi, se ne fosse 30 o 40, andare a ritrovare anche l'avevi fatto. Vero? Allora, un camion viaggia a 100 km/h, impiega 3 secondi e diminuisce la sua velocità di 30 km/h. Chiaro? Quindi cosa posso fare? Posso fare 30 diviso 3, 6. Chiaro? E guardo la velocità che ha ridotto. Questo è cosa vuol dire? Vuol dire che 70 è uguale a 100 V0 più A per T3, mi torna? È ovviamente fratto 3,6.
Chiaro? Allora, perché è chilometro orario? Questo fa 19,4. Questo fa 27,8 circa, più A per 3. Porto questo di qua, ovviamente mi viene un'accelerazione negativa perché una decelera. A uguale meno 27,8 più 19,4 meno 8,4 diviso 3. Meno 2,8 meno. Chiaro? Questa è la decelerazione. Mi torna? Bene. Il tempo impiega a fermarsi. Come faccio? Riapplico la stessa equazione dove V è uguale a 0. Si deve fermare. Uguale a V0 è 100 km orari. 27,8. L'accelerazione è questa. È negativa perché è una decelerazione. Per il tempo. Trovi il tempo. Per fermarsi sarà 27,8 fratto 2,8. secondi. Per fermarsi, lo spazio percorso a la seconda equazione S uguale a S0 che è 0 più V0 è la velocità di 100 all'ora, quindi è 27,8 per il tempo che è 9,93. Meno un mezzo per l'accelerazione che è 2,8, in meno deriva da in meno della decelerazione, per il tempo alla seconda è 9,93 alla seconda. Lo metto in calcolatrice, e a parte omissione errore fa 138 metri. Però a me questo è un altro mezzo giusto, mezzo sbagliato. E dopo si corregge. Va bene? Ci siamo? Tutto chiaro? No. Andiamo avanti. Niola è fermo sul marciapiede e questo era un po' più difficile. Allora, questo è più difficile. Per fare questo dovevamo riportare tutto il tempo in cui Nicola finisce ad accelerare. Chiaro? Per fare un lavoro buono andava portato Nicola al tempo dove finiva ad accelerare. Cioè, dovevamo calcolare lo spazio che Nicola aveva percorso fino a quando? Scusate, lo spazio aveva percorso Luigi fino a quando Nicola non aveva smesso di accelerare. Chiaro? Quindi, il primo spazio che Luigi percorre è nel tempo in cui Nicola accelera. Quindi, lo spazio di Luigi quando Nicola accelera. Quindi è 70 diviso 3,6 per il tempo in cui Nicola parte, 5 secondi. Mi domanda chi c'è. Mi domandi che c'è? Te lo sai che c'è o no? Lo sa o no? Lo sai? No. Uno sai che c'è? Mi domandi che c'è? Mi prendete per il culo o siete seri? Sto qui a scannarmi per rifarvi tutto e voi fate i cavoli vostri? Sto a riferire un compito, lo riorreggo, ci perdo tempo, mi dà un'opportunità e voi fate i cavoli vostri?
Cosa pretendete? Io accetto e non sapete la materia? Dovete accettare questo. Io pretendo e voi non sapete la meccanica. E che certifichi e voi non la sapete, ma la sapete. Dichiaro un falso, devo fare questo? Questo viene 97,2 metri. Chiaro? Quindi ha percorso 97 metri mentre Nicola parte. Poi Nicola accelera 20 secondi, quindi percorre un altro spazio. S. Luigi, mentre Nicola accelera, fa un altri metri. Quindi, potevo fare direttamente per 25, ma ho fatto per farvelo a concerto. Allora, 70 per 20 fratto 3,6 e viene 388. La massa 70 diviso 7 Per quale motivo? per 20. Cioè, non torna la stessa volta. No. Cioè, non è uguale se fa 70 diviso 2,6 e poi fa per 20. Ma voglia, lo sì. È per Allora, Luigi dove si trova? Luigi si trova ora, sommo questi due, a 485 metri, quando Nicola ha smesso di accelerare. Allora, io a questo punto che cosa devo fare? Avrò una situazione in cui ho Luigi qui, scusatemi, Nicola qui, che avrà una certa velocità costante, che ora vado a trovare, e ho che Luigi si trova a 485 metri. Vediamo ora lo spazio percorso da Luigi nella fase di accelerazione. Scusate, da Nicola. Nicola che fa? Accelera 5 secondi per 20 secondi. 5 metri con questa accelerazione per 20 secondi. 5 km all'ora. Vabbè. Enorme. Quindi lo spazio fatto da Nicola è uguale a un mezzo S00V00 per 20 per 5 diviso 3,6. Quindi 20 per 5 fratto 2 per 3,6 ha percorso 13,9 metri. Quindi rispetto all'origine si trova a 13,9 metri. Ora posso fare ora a questo punto io ho che questo è il tempo in cui entrambi viaggiano a velocità costante. Chiaro? Quindi trovo la velocità di Nicola quando ha finito di accelerare, V sarà uguale a per T, quindi sarà uguale 5 fratto 3, 6 per 20. 100 diviso 3,6, 27,8. Questo viaggia a 70 diviso 3,6, 19,4. Sono una situazione così, va bene? In cui ora è un sistema a velocità costante. Chiaro? A questo punto io ho lo spazio di Nicola sarà uguale a 0. No, scusate, 0, 13,9 più 27,8 per il tempo, che è il tempo dal momento in cui lui raggiunge la velocità costante. Lo spazio di Luigi sarà uguale a 485 più 19,4 per T. Li uguaglio perché vogliono che si raggiungano e avrò 13,9 più 27,8 uguale a 485 più 19,4, sì. Porto questo di qua, diventa meno, porto questo di qua, diventa meno e viene 27,8 t meno 19,4 t uguale a 485 meno 13,9. Fa questa operazione. 27,8 meno 19,4, 8,4 sì,
uguale a 485 meno 13,9. Eriamo il tempo in cui si raggiungono. Mi sostituisco qua e arriviamo a che distanza. Quando ogni ora arriva a questa distanza, è più vicino. No? Questo è il percorso che fa lui di ora durante l'accelerazione. Aspetta un po'. Eccolo qua. Un mezzo per 20 per 5 per 3. Ah, scusate, 20 alla seconda, sarà giusto. Questa è la seconda. Però, ma quindi me la... Giusto. Però se noi si fa l'intervallo e si va via. Prof, ma quindi me l'alza? Perché tace resti qui? Ma che te ne frega, si esce su? Questo è 277. Ok? Quindi qui è 277. Prof, allora, arrivederci. Arrivederci, prof. Questo è 208, diviso per 4. Ventiquattro e 76. Lo sostituisco qui, 485 più 24,8 mettiamo per 19,4 fa 966 metri. Si raggiungano a 966 metri dal punto di partenza. Grazie.